La P e la B per coprire qui sotto il microfonino, quindi. Ciao Claudio. Vai, 3, 2, 1, vai. Ciao, ciao. Abbiamo fatto le prove due giorni, le cose. E mo 3, 2, 1. Allora, sono in mezzo a dei soggetti un po' strani. Vabbè. Ciao, ciao, prima di tutto. Allora, qui ci ha detto soggetti strani. Lui a noi. Allora, alla mia destra, che è poi la vostra sinistra, Danilo Daita, alla mia sinistra, che è poi la destra. La destra di Max Petronilli. Petronilli. Ma la destra di chi? La destra di chi sta guardando, mi sperando che qualcuno ci guardi. Consenta, basta così. Allora, facciamo un'introduzione a questo Sanremo Doc 2019 con Danilo Daita, che è naturalmente l'inventore, creatore, Deus Ex Machina, boss e tutti gli aggettivi possiamo aggiungerli, colui che ha messo in piedi questo meccanismo che dura da ben 14 anni. Tranne Deus Ex Machina, intanto non sono ex di niente, primo, e secondo siamo in uno stato infame che mi farebbe pagare persino il bollo sul Deus Ex Machina. Detto questo, volevo ringraziare tutti quelli che vogliono rubare il mio logo Sanremo Doc, musica di origine controllata, che esiste dal 1996, prendetevelo pure, noi ci teniamo i talenti e qui ce n'è uno spettacolare. Allora, giusto Max, allora parlaci un po' di te. Allora, io parlo di me. Scusa, ma perché a me non me l'hai detto? Parlaci un po' di te. Io voglio dire che sono stato veramente felice di avere con noi quest'anno per la prima volta un cantante. Che mi stai prendendo in giro. Perché Max Petronillo da solo, Petronilli con la famiglia. Tutti, sì, effettivamente. Petronilli con la famiglia. E adesso ve lo fa vedere Claudio Alberto Francescolno da solo. La sua versione di Yesterday, che ha cantato da Gerry Scotti. Gerry Scotti è dimagrito perché veramente si era emozionato così tanto che non ha riso Scotti. E Max Petronilli. Non fateci caso, è sempre così. Vai Max. Fortunatamente non è venerdì, perché da noi si dice che ride di venerdì piange di sabato, domenica e di lunedì, invece oggi è martedì, quindi possiamo ridere da noi. Chi ride di martedì ride di mercoledì, giovedì, di sabato e domenica e lunedì. E se qualcuno dice perché state ridendo e ci manda il malocchio, noi siamo come Totò, ti auguriamo con tutto il nostro cuore il doppio. Ma aspetta, il doppio di quello che ci mandi, eh? Certo. Allora posso parlare? Allora. Ciao, io sono Max Petronilli, sono un cantante. Io nel 99 ho vinto il Festival di Castrocaro. Poi nella vita ho sempre fatto questo e pochi anni fa ho avuto anche il piacere di avere questa esperienza di The Winner Is con Gerry Scotti, nella quale ho potuto esibirmi, avere insomma il piacere di assaporare anche quella che è l'esperienza in Mediaset per quello che riguarda la parte musicale. Mr. Daita, salve. Allora, innanzitutto volevo ringraziare, perché se no mi dimentico, lui si sta esponendo per farmelo fare. Volevo ringraziare Danilo perché mi ha invitato a questa manifestazione bellissima, dove ho trovato, oltre a tanta professionalità, tanta allegria ed amicizia, perché da cominciare dai tecnici a tutti quanti, veramente sono veramente molto contento di essere qui. Si dice sono gagliardi. Se posso dirlo, sono veramente gagliardi, io lo dico meglio io, gagliardi, certo. si dice gagliardi. E quest'oggi presenteremo i nostri inediti, che fanno parte di una compilation che poi dirà più ampiamente Danilo nel pomeriggio quello che succederà. Io presenterò nello specifico il mio brano, che si intitola L'altra metà di me. L'altra metà di me. Che e questo è... sei tu, ma volevo dire che Max è un cantante che canta veramente così bene che in Sicilia gli hanno sparato 3 volte, perché quando è andato a cantare il tipo gli ha detto: mio, quello canta. Vediamo. Senti, allora, inedito, quindi è la prima volta che lo presenti in questo evento? In questa sede, sì, è la prima volta che lo presento in questa sede. Fa parte del mio, dà il nome a quello che è il mio album, che io ho creato
con una serie poi di cover che fanno parte della musica leggera italiana, alcuni classici, proprio per far sì che poi fosse più facilmente fruibile a quello che è un pubblico, che è quello del Belgio, dove io vado molto spesso a fare dei concerti. Questa è stata strutturata, questo CD, proprio per questa cosa. Però il brano l'ho scritto io nella parte del testo, mentre la musica è stata proprio fatta da e arrangiata in uno studio in Belgio. Molto bene. Allora io chiuderei con Danilo Daita, perché ammesso di riuscire a rimanere seri. Perché vorresti chiudermi? Sì, chiudiamo per oggi, però riapriamo domani, giovedì, venerdì. Sanremo Doc arriva fino a sabato, quindi noi. Abbiamo una bella impresa. Allora, facciamo la chiusura, come avviene la... Ecco, questa chiusura dice tutto. Ciao.